È sicuramente la notizia della settimana. Sui podi delle due manifestazioni organizzate in Bergamasca non sono saliti i giocatori della VIP Credaro. Davvero una novità che ha ribaltato tutto ciò che è accaduto nelle settimane precedenti, durante le quali la società credarese ha letteralmente dominato le scene del boccismo bergamasco. Superato lo stupore per questa assenza, non ci resta che passare alla cronaca della settimana, durante la quale sono state organizzate una manifestazione regionale ed una nazionale. Durante la settimana la bocciofila comunale Orniano ha proposto il trofeo coniugi Vavassori regionale individuale e serale, alla quale hanno partecipato 196 atleti. 48 della massima categoria, 56 di B e 92 di C. A sollevare il trofeo è stato Luca Viscusi della Caccialanza di Milano, il quale nella finalissima ha superato per 12 a 7 Bruno Moricci della Verdellese. E prima di passare all'altro appuntamento, un breve inciso dedicato ai campionati italiani a squadre. Questa settimana la prima e la seconda categoria hanno osservato un turno di riposo. Sono quindi scese in campo solo le società impegnate in terza categoria. Presezzo, impegnata sul campo dell'Amatori Bocce Milano, è tornata a casa con un pareggio per 4 a 4. È andata invece piuttosto male alla Serie Atese, che impegnata a Codogno ha rimediato un secco 8-0, una sconfitta davvero pesante. Le immagini che avete visto sino ad ora fanno riferimento alla gara nazionale individuale organizzata dalla Bocciofila Tito Bocce di Ranca. Trofeo del Presidente, così è stata chiamata la gara dedicata al ricordo di Tito Lizzola, fondatore della società e grande protagonista della scena boccistica bergamasca. Chiunque abbia seguito almeno un poco le vicende boccistiche della nostra provincia non può non avere sentito almeno una volta il nome di Tito Lizzola. Lui ha legato il proprio nome a tante società nelle quali ha svolto diversi ruoli. È stato ovviamente un giocatore, ma soprattutto è stato un innamorato delle bocce. 70 anni di carriera, vissuti con un'intensità eccezionale, lo hanno fatto diventare un simbolo per tutti gli appassionati di questo sport. Tito se n'è andato portando con sé un bagaglio di conoscenza, di esperienze che davvero pochi possono dire, di avere accumulato. La società, ora guidata dalla figlia Domizia, ha voluto così ricordarlo con un appuntamento di grandissimo interesse, una gara appunto nazionale alla quale hanno partecipato i grandi nomi del boccismo. 125 gli atleti ai nastri di partenza, dei quali 69 della massima categoria e 56 di B. Sotto l'attenta supervisione del direttore di gara Claudio Angeretti, Pietro Zovadelli e Stefano Menghini sono stati i protagonisti della sfida più importante, quella finale, che si è conclusa su un punteggio di 12 a 2 a favore di Zovadelli, che quest'anno veste i colori della Arcos Bocce di Brescia. Il milanese Menghini non è riuscito in alcun modo ad arginare il gioco quasi perfetto di Pietro in questa sfida così importante. Nelle immagini che state vedendo, Pietro Zovalelli è in tenuta scura con pantalone lungo, mentre lo sfidante Menghini, Stefano Menghini, è con maglia chiara e pantaloncino corto. La giovane effervescenza di Stefano non ha potuto molto contro la grande esperienza di Zovalelli, atleta amato in Bergamasca. Al suo nome sono legate alcune delle pagine più importanti del boccismo orobico, quelle che fanno rima con Steel Camin, e gli anziani delle bocce sanno sicuramente di che cosa stiamo parlando, di un'era d'oro, di una società che ormai non c'è più, ma che ha portato in Bergamasca tante vittorie e tanti titoli. Non c'era davvero modo migliore per ricordare la figura di Tito Lizzola, lui che era stato stella di bronzo per merito sportivo e che per tanti appassionati di bocce della Bergamasca e non solo, è stato un po' un esempio per questo suo modo di dedicarsi interamente allo sport.
L'eredità raccolta da Domizia non è stata certo un'eredità semplice, ma la gara di oggi e tutto ciò che stanno facendo lei e i suoi collaboratori della Tito Bocce dimostrano che la bocciofila di Ranica è davvero in buone mani.